Erano tempi diversi, con nemici diversi. 60 uomini, i migliori, messi contro più di 500 soldati nemici. La loro missione, cacciarli da un ospedale civile e salvare i poveracci rimasti all'interno. Riescono a tenere duro per 3 giorni, ma i nemici sono troppi. Di quei 60 ne restano 15. Ormai sono spacciati e il nemico lo sa. Evacuano l'ospedale con il favore della notte, mandando avanti soltanto uno dei loro uomini. Tutti gli altri tornano in prima linea, appostandosi sotto i cadaveri dei loro compagni. Su di loro, lì in attesa, gocciola il sangue dei morti. La sabbia incrosta la loro pelle. Li trasforma, segnandoli per sempre. Appena il nemico si avvicina, quei 14 emergono dalla sabbia. Erano come cacciatori invisibili alla preda, pronti ad avventarsi sui nemici inermi. Finite le munizioni, passano ai coltelli. E dopo i coltelli, passano ai pugni. Quando la sabbia torna a posarsi, solo un nemico è sopravvissuto. Viene trovato nel deserto, smarrito, traumatizzato. Agli altri racconta di aver visto uomini talmente potenti e minacciosi da sconfinare nel soprannaturale. Li chiama fantasmi.